Amore amaro è il titolo scelto dall'Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Siracusa da assegnare al cortometraggio girato a Castellabate per l'ottava edizione di Ciak Si Gita 2019. Gli alunni stavolta si sono confrontati con il difficile tema della violenza sulle donne. Emanuela, tu come pensi che si possa combattere il femminicidio? Allora, secondo me il femminicidio si deve combattere attraverso il profondo dialogo, ma soprattutto attraverso la denuncia, che è fondamentale in questi spiacevoli eventi che purtroppo ai giorni nostri accadono sempre più spesso. Cosa ne pensi di questo cortometraggio? È stato veramente bello perché quest'anno abbiamo parlato di un argomento che è la violenza sulle donne, che in questo periodo sta affliggendo sia le donne che anche gli uomini. È stato difficile interpretare il ruolo di Alex? È stato molto difficile perché onestamente sono stato scelto per la mia stazza, però non mi ci vedo ad essere un ragazzo violento che picchia le ragazze. Mi sono divertita tantissimo e spero che in futuro potrà ripetersi. Tu come sconfiggeresti la violenza sulle donne? Se io mi trovassi in questa situazione, certamente parlerei con un familiare o con un amico. Ma la cosa più importante è non aver paura, perché è la paura quella che ti blocca. Siamo qui con la professoressa Piro, che ci dirà come mai lei e tutte le altre professoresse hanno deciso di far partecipare le classi al concorso Ciak Si Gita. Ma intanto perché era un'esperienza già riuscita gli anni passati e quindi era stata un'esperienza positiva, motivante. Poi perché lavora su tanti livelli, c'è la conoscenza dei luoghi, questi sono posti belli che possiamo visitare, poi il corto li fa sperimentare su un testo che voi stessi ragazzi elaborate, quindi ci sono momenti di riflessione e poi partecipate attivamente alla preparazione del corto, dal testo alla realizzazione, interpretate dei ruoli e quindi ci sembrava veramente interessante come proposta. È stata un'esperienza bellissima anche perché è la prima volta che assisto appunto a un cortometraggio e devo dire che ho notato in alcune ragazze e ragazzi non pensavo che si mettessero in gioco, anche perché vedendoli a scuola molti di loro io li ritenevo molto timidi e li vedevo come se fossero dietro le quinte e quindi senza voglia di partecipare, invece qui proprio l'argomento evidentemente lo hanno sentito molto e è stata per me un'esperienza veramente emozionante. Eccoci qui con la nostra protagonista, Marcella. Com'è stato interpretare il ruolo del protagonista? È stato molto interessante anche perché ci vuole molto coraggio veramente a denunciare e mi sono dovuta calare molto nella parte di Anna, anche perché lei è una ragazzina che con un solo gesto ha fatto tanto per sua sorella. Quindi non c'è altro da dire, sono veramente orgogliosa di averla fatta. E ti abbiamo visto anche molto emozionata. Sì, un sacco, ero anche molto tesa perché veramente è stato bellissimo. Vorrei lasciare una piccola dichiarazione riguardo appunto alla tematica del femminicidio, che è comunque una situazione che si cerca di risolvere negli anni ma che secondo me va sempre aumentando. Quindi un messaggio ben chiaro come questo cortometraggio magari potrebbe dare un'idea a chi non ha vissuto sulla propria pelle questo, perché può sembrare una cosa così semplice magari andare a dire alla mamma, mamma è successo questo, però alla fine ti senti bloccato dentro questa bolla che alla fine è difficile scoppiare. Devo dire che siete stati molto in gamba, siete dei ragazzi stupendi, ho lavorato benissimo con voi, anche se difficile perché non professionisti, ma avete dato davvero prova di essere ormai grandi, maturi, per affrontare tutto questo, insomma un lavoro complesso che è quello del cinema. Quindi complimenti a voi, ai vostri docenti e vi auguro insomma di raggiungere un buon risultato non solo per il festival Ciak Si Gita, ma anche nel vostro futuro e nella vostra vita.